Le due amichevoli della pre-season sono state un antipasto. Sabato, coach, si inizia questa nuova avventura, si inizia la Supercoppa. Sì, finalmente abbiamo voglia di tornare in campo per una partita ufficiale. Sarà la prima della stagione. Supercoppa, un banco di prova per avvicinarsi all'obiettivo grosso che è quello del campionato. Quindi ci aspettano tre partite, l'una diversa dall'altra come caratteristiche di squadra. Quindi sarà sicuramente un impegni molto, per noi molto, molto importanti. Pensiamo a Orzinuovi, che è la prima squadra che andremo a affrontare, pensando a una partita che sarà sicuramente tosta, soprattutto a livello di ritmo di gioco. Riusciamo a dare tre obiettivi a questa Supercoppa? Beh, è chiaro che quando sei in fase di preparazione, gli obiettivi da raggiungere sono sempre tre, quindi sono quelli di crescere dal punto di vista fisico, a livello di condizione della squadra. Il secondo obiettivo è quello di migliorare a livello tecnico di partita in partita, come dicevo prima, per arrivare pronti al campionato. E il terzo obiettivo è quello di crescere anche dal punto di vista mentale, quindi come approccio alla partita, come durezza mentale da avere durante la partita e soprattutto la capacità di squadra di superare quei momenti di difficoltà che ovviamente ci saranno in ognuna di queste partite. Quindi diciamo che il mio obiettivo è quello di crescere sotto questi tre aspetti. La partita di sabato contro Orzinuovi l'hai già definita come una partita tosta. Ti chiedo, al termine dei 40 minuti, sarai soddisfatto se... Beh, se saremo tutti contenti di come abbiamo giocato, direi che una delle cose che chiederò ai miei giocatori sabato è quello di divertiamoci, perché è talmente tanto tempo che non giochiamo una partita ufficiale che il primo obiettivo deve essere quello. Quindi se finiremo la partita essendoci divertiti e quindi contenti, quello sarà sicuramente l'aspetto a cui tengo di più in questo momento. Tanto tempo che non si torna in campo per una partita ufficiale, che effetto farà tornare dopo così tanto tempo in un ambiente che gioco forfait sarà sicuramente diverso rispetto a quello che eravamo abituati? Eh sì, l'ambiente sarà un po' ovattato, poco pubblico, mancherà quella spinta in più che chiaramente per noi che viviamo di sport è linfa, è energia e quindi ecco, dovremo un po' adattarci a questa nuova situazione, però ecco, sarà bello ritornare in campo, sarà bella, è bella la settimana di avvicinamento alla partita e quindi ecco, siamo vogliosi di arrivare a sabato sera. Nel frattempo si fa squadra con il mondo imprenditoriale, con il territorio, il Venato farà il debutto sulle maglie della Scaligera in questa Supercoppa. Beh, di questo siamo molto contenti e colgo l'occasione anche per ringraziare la famiglia Zenato per l'avvicinamento alla nostra realtà e quindi ecco, avremo modo di conoscerci anche durante l'anno. È chiaro che una società, per me, alla fine l'anno scorso sono stato 2 mesi, 2 mesi e mezzo, quasi 3 mesi qua, però ecco, aver toccato con mano una realtà importante, una società molto organizzata come quella della Scaligera, è chiaro che il lavorare quotidianamente per avvicinare anche alla nostra realtà aziende di prestigio del territorio, questo fa sì che magari possano anche crescere a livello di obiettivi e ancora di solidità del club.